would you be if you had given to protection? Bene, cari amici, buonasera. Eccoci qui con una nuova puntata di Don Chisciotte e i mulini a vento. Il nostro caro Don Chisciotte Alfredo Stori, che ci presenterà un ospite gradito questa sera, caro Alfredo. Ma prima di darti la parola vorrei dare due informazioni ai nostri amici che si ascoltano riguardo il network e dove ci possono ascoltare anche riguardo il network, e poi dare una notizia che mi è dispiaciuta, insomma, presa dal fattoquotidiano.it. Partiamo col network. Ricordo a tutti quanti che quando andiamo in diretta andiamo a reti unificate, ciò vuol dire che andiamo anche su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio, sempre da Modena. Ovviamente oltre a Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic sul sito radiosaiuz.it. Chi volesse interagire con noi lo può fare tramite la chat, da qualsiasi sito del network scrivete, insomma noi vi leggiamo e porremo le vostre domande all'ospite o ad Alfredo Stori. La web tv invece, per la web tv andiamo sia sul canale YouTube sia sul sito radiosites.it e in questa sera anche su Facebook, sulla nostra pagina di Facebook. Con questo ho detto tutto per quanto riguarda il network. Mi raccomando, seguiteci, ponete domande se ne avete, perché è molto importante. E per quanto riguarda invece la notizia, vi vado a leggere qualche cosa di questa notizia, perché è successo che a Messina c'è stato un incidente sul lavoro, insomma 5 operai sono caduti in una cisterna e 3 sono morti. Insomma, una scintilla ha provocato la fuoriuscita di fumi tossici mentre i lavoratori stavano ripulendo i serbatoi del carburante di una nave traghetto. A quel punto hanno accusato dei malori, le vittime sono rimaste intossicate. Poletti ha detto che bisogna intensificare l'impegno per la prevenzione degli infortuni. Io direi più tanto al ministro Poletti che intensificare va bene, ma non prendere per i fondelli i lavoratori sarebbe la cosa più importante, soprattutto da parte di questo governo. Perfetto. Da parte di Saiuz e Radio Saiuz ti do la parola, caro Alfredo. Ricorrente. Certo, ti passo la parola e entriamo nel vivo di questa trasmissione. Ok, carissimi amici, qua il martedì sera alle ore 22 siamo ancora qui con il nostro Don Chisciotte in questo freddo giornata di Casalecchio di Reno, intorno ai 2 o 3 gradi stamattina, non so nel pomeriggio perché non ho messo fuori il naso. Abbiamo un ospite molto gradito che e ci presenterà una serie di cose intellettuali che è riuscito a realizzare nella sua lunga professione di intellettuale, perché è Giuliano Bugani, è nato a Donzano Emilia nel 61, ma non ha cominciato con un istituto classico o con una laurea in letteratura come tanti, ma con un diploma di tornitore. Questo è ancora più bello, ed è stato fresatore, saldatore, montatore, poi anche ex batterista e via discorrendo. Quindi tu hai iniziato a lavorare nel 78 79. Oh, Fred, intanto ciao a tutti e grazie per le cose che hai detto adesso. Sì, io ho cominciato a lavorare 16 anni e qualche mese nel 78, ma in realtà io ho cominciato a lavorare a 10 anni. Io l'infanzia non l'ho avuta. Questo è già un input per questo tuo modo di considerare la vita che hai espresso nel tuo lungo repertorio di iniziative, di scritti, di regie, di documentari. Tu hai cominciato con la poesia, quindi. Io ho cominciato, la mia vita comincia di
ho cominciato a scrivere a 10 anni, contemporaneamente con il lavoro, e io sono nato in una casa di campagna, in aperta campagna, in un paese di campagna, Ozzano Emilia, dove c'erano 4.000 abitanti, compreso le frazioni, in un territorio vastissimo. Ozzano è molto grande, quindi sono nato nell'isolamento totale e ho vissuto nell'isolamento fino ai 15 anni, e fino ai 14 anni quando ho cominciato ad andare in superiore a Bologna. Ma quello che mi aiutava a evadere dalla solitudine, dalla ricerca della collettività, era la scrittura. Attraverso la scrittura mi immergevo in un mondo che mi mancava, cioè la società. Certo. E quindi ho cominciato a scrivere a 10 anni, parallelamente appunto al lavoro, il lavoro di campagna, ma anche il lavoro manuale di meccanico. Ha già 10 anni facevo le biciclette. E poi appunto 13 anni e mezzo, 14, sono entrato a Realdini Valeriani e ho fatto 3 anni, ho fatto il 77 e ho vissuto momenti del 77 con gli operai della Sadiem, che era lì a Corticella, che sì, entravano a centinaia di operai della Sadiem e di altre fabbriche, e mi ricordo che entravano nelle aule dell'Aldini 2500 studenti e ci chiamavano fuori a superare e bloccare le strade. E lì ho cominciato a perfezionare le mie idee, a prendere una coscienza politica, anche se ti dico la verità, anche se non lo posso dimostrare, ma io a 10 anni e mezzo, siccome ho cominciato a lavorare a 6 anni, ma cominciare come meccanico a 10 anni e mezzo, non seppi che avevo teorizzato con un mio amico, avevo teorizzato il marxismo a 10 anni. A 10 anni teorizzai come la società sarebbe dovuta essere, a mio avviso, quando sarei stato adulto. E il mio amico, che era un carissimo amico di infanzia, era, non so se può dire, un democristiano. Io non ero democristiano, però lui era di famiglia cattolica, molto. Mi disse: ma Giuliano, ma queste idee tue sono idee da comunista, non puoi venire qui da me a parlare di queste cose, sennò i miei genitori non ti fanno più venire qua. Hai capito? Quindi è una storia molto. Era un contadino anche lui. E quindi ho cominciato comunque a entrare nella politica, a vivere, a mettere nel sangue la politica già a 10 anni, poi appunto il 77 ha fatto il resto, e poi a 16 anni sono entrato in fabbrica in pianta stabile e ci sono stato fino al 2011, quando per bancarotta fraudolenta la mia fabbrica ha chiuso. Infatti tu sei anche giovane fra i fondatori di un mensile locale del Partito Comunista e del PDS, Quaderni Ozzanesi. Già questo sì. Quaderni è un input molto interessante di sinistra, che ormai non si usa più. Certo. Ma quando hai cominciato proprio a strutturare la tua vita su questi argomenti? Io ho dato un'occhiata a tutte le ai tuoi documentari e ai tuoi testi teatrali, hanno tutti un'impronta politica, cosa che all'interno della poesia, all'interno anche forse della drammaturgia, in Italia non è che si faccia molto, in poesia proprio no, a differenza della poesia tedesca che ha presente molti poeti con impronta politica. In Italia, che io sappia, si parla di cuore, amore, dolore e via discorrendo. Sì. Ma guarda, posso rispondere? Certo, figurati. Niente, no, ti chiedevo i tempi. No, io ho cominciato a collaborare con la poesia con Roberto Roversi, che esatto, è stato un grandissimo poeta italiano del Novecento, che come tu sai fondò il gruppo 63 con certo. Pasolini e Sanguinetti, sì. E Roversi cominciò a pubblicare le mie opere, che io avevo poco più di 20 anni, su un foglio di poesia clandestino che girava a Bologna, sì, che si chiamava Lo Spartivento. Lo Spartivento.
e lì ebbi la cominciare a prendere consapevolezza del fatto che, insomma, stavo scrivendo delle cose che giuste, insomma, che non erano cose poesie qualunque. Poi avevo poco più di 20 anni, poi a 25 anni, siccome appunto io amavo il giornalismo, e, tanto appunto che a 15 anni, quando cominciai a entrare in contatto con la società, nel senso che uscii dalla frazione col mio moto Morini quattro tempi, Corsarino, andai in capoluogo e scoprii appunto i palazzi, i quartieri, anche se piccoli, comunque un capoluogo. Certo. E capii che, vidi che mancava una cosa, cioè mancava un giornale di quartiere. Allora presi un foglio protocollo e fondai il primo giornale di quartiere con i ragazzi del quartiere, che divennero poi i miei primi amici fuori dalla campagna. Certo. E avevo 15 anni e ancora adesso qualcuno tiene nel cassetto questi fogli protocollo di giornalismo improvvisato, dove si scrivevano delle sciocchezze, delle quotidianità, delle famiglie. Come? Era già un primo approccio al giornalismo, sì. In tutti i modi. Sì, era un borgo popolare quello che frequentavo io, un borgo molto proletario. E poi appunto dopo 20 anni l'esperienza con Roversi, che si protrae poi per tutta la vita, e poi a 25 anni decido di allargare questo foglio protocollo e dico: ma qui in questo paese manca un giornale che faccia politica. E fondai insieme a Roberto Carboni, l'ex segretario della FIGC di allora, fondai Quaderni Ozzanesi, che era il giornale del Partito Comunista. E Quaderni, come hai detto benissimo tu, c'è un riferimento proprio gramsciano, certo, evidente, ovviamente. No? Evidente. Poi anche lì, siccome io sono un malestrano, non avevo la tessera del PC, ovviamente, perché non ero propriamente comunista, ma un po' più a sinistra, certo. Allora mi piaceva il giornalismo dentro quel giornale che io fondai e che strutturai le rubriche che non esistevano, eccetera. Ma poi c'era comunque un'impronta del partito, no? E a me non piaceva. E nel 98, 8 anni dopo la fondazione di questo giornale, uscii dalla redazione perché non condividevo né la linea politica nazionale, che ricordiamo a chi ascolta che il Partito Comunista poi venne sciolto e c'era il PDS allora, no? Ti ricordi? Sì, certo. Quindi proprio una cosa mostruosa che io non condividevo assolutamente, e già lì notai le prime avvisaglie di un imborghesimento proprio rozzo, il peggiore imborghesimento che poteva prendere la classe operaia, allora veramente comunista. E uscì dalla redazione, ma nel frattempo io ero entrato poi nel 93 nel giornale come giornalista. Dopo 2 anni di gavetta presi la tessera di giornalista, entrai nel giornale di Imola, che era un giornale proprio che veniva venduto nelle edicole, non come Quaderno Danesi, che era un giornale di partito stampato e distribuito. Sabato sera il giornale di Imola, il settimanale di Imola, era un giornale a tutti gli effetti, composto dalla più grande cooperativa di giornalisti d'Italia, della quale io poi entrai a far parte. Ma che anche qui uscii nel 2008 per incompatibilità ambientale. Possiamo dire, no? Hai già capito, no? Sì, sai chi era? Io avevo in Formol giornalisticamente una donna straordinaria che si chiama Angela Marchesselli, che adesso è già anziana e aveva fatto il 68, una donna onesta, sincera, e mi spiegò il giornalismo. E rimase lì fino ai primi anni del 2000 insieme all'ex direttore Valerio Zanotti. Poi, quando nel primo anno 2000 ci fu l'ulteriore imborghesimento del PDS, il PD, ODS mi sembra prima, poi il PD,
e buttarono via il direttore e la caporedattrice, L'Angela e Valerio. Io rimasi lì e quindi mi trovai un direttore nuovo e un caporedattore nuovo che non condividevano la mia linea di giornalistica, di scrittura, di politica. E sai chi era il mio caporedattore? Chi? Il figlio del ministro Poletti. Ah. Manuel Poletti, che era allora era figlio del presidente della Lega delle Cooperative, no? Perché allora Giuliano Poletti, l'attuale ministro del lavoro, allora era presidente nazionale della Lega delle Cooperative. Siccome noi eravamo una cooperativa, il figlio ci cascò dentro, ovviamente, no? Certo, beh, ovviamente. E lo misero caporedattore, ma scusa, ma i miei rapporti con Manuel non erano i migliori, molto buoni, e neanche col nuovo direttore, e quindi nel 2008 prima uscì dalla cooperativa, cioè praticamente venni invitato a lasciare la cooperativa, anche perché io avevo fatto nel frattempo il documentario su Silvia Baraldini e questo aveva creato grande imbarazzo all'interno del giornale che aveva edito il documentario e il libro legato per la mia regia, e dovetti uscire, mi fecero praticamente capire che dovevo uscire dalla cooperativa, e poi nel 2008 uscii anche dal giornale. Quindi nel 2008 sono rimasto un giornalista senza patria. E nel 2011 poi ho perso anche il lavoro, un freelance, scrivevi solo e poi vedevi dove vendere, come dici, scusa? È un freelance, cioè uno libero. Sì, certo. E volevo ritornare un attimo al 99, perché nel 99 fai una cosa molto interessante dedicata a Giuseppe Pinelli, Morte di un anarchico, che è un testo teatrale questo, quindi molto molto interessante, che è collegato poi anche alla stazione di Bologna su richiesta dell'associazione delle vittime della strage del 2 agosto. Comunque nel 2 agosto poi tu parlerai ancora di questo grosso tragedia bolognese, non solo bolognese ma anche italiana. C'hai qualche domanda, Rosario? Fatti avanti. Sì, sì, certamente, ma vi sto ascoltando con vivo interesse, perché è un po' la storia, somiglia un po' la storia di tutti, non ex comunisti, ma diciamo, io dico gli ultimi dei moicani, insomma, che sono rimasti senza la mamma. Ormai sterminati, sterminati. Per questo, insomma, per questo la stavo seguendo con tanta attenzione la storia di Giuliano. Grazie, molto, Rosario, sono molto gentile. Molto interessante è il lavoro che hai fatto su Santiago del Cile, Donna Anarchica. Ho detto perché le madri cercavano i figli, anche quella. Qui vivi su delle grosse, ti focalizzi su delle grosse tragedie sociali e umane che sono a volte dimenticate, a volte insabbiate. Invece non bisogna mai dimenticare il nostro passato, perché come noi ci siamo abituati a dimenticare il nostro passato, vediamo adesso i risultati. Tragedia, Alfredo, volevo un attimo intervenire perché mi è venuta una domanda, no? Da chiedere a Giuliano. Io chiedo scusa se do del tu, ma insomma, un compagno. Ma ci mancherebbe, ma dai, era l'obbligo dare del tu. Dicevo, la domanda che mi viene in mente è quella: ma ti senti, diciamo, oggi come se questa società, insomma questi governi, questa società, questo politico, questo modo di fare che c'è oggi, è come se volessero farti vergognare di avere un passato del genere, cioè nel senso di essere, non di essere stato, ma di esserlo tuttora, perché personalmente io lo sono ancora oggi. Per questo riferendomi a, cioè proprio a me, dicevo l'ultimo dei moicani, no? Perché sono rimasti in pochi, quelli veri, quelli che ci credono ancora. Ecco, in questa società delle volte, quando sento parlare, sento che fanno molta pubblicità tipo all'estrema destra,
però quando si parla di comunisti è come se fosse peggio ancora di quando nel 48-49 con la DC bisognava avere, per essere dei buoni cristiani bisognava avere lo scudo crociato fuori dalla porta, no? Si diceva, mi ricordo io da ragazzo. Cioè, ti capita mai di sentirti così? Guarda, io sono straorgoglioso e rivendico e racconto, scrivo, documento, filmo attraverso le mie opere tutta la mia storia del mio passato. E questa è la dimostrazione che non solo questa situazione governativa e sociale non mi spaventa, ma mi porta a essere ancora più determinato di quanto lo ero da giovane. Io, forse Alfredo te l'avrà detto, e io sto facendo documentari da 2004 e ho scoperto una cosa che nessuno, io compreso, nessuno ha ancora capito la potenzialità dell'audiovisivo. Cioè, io sono partito da giovane con l'utopia di cambiare, di dare il mio contributo per cambiare la società attraverso la carta stampata, perché negli anni 70 non c'erano, c'erano tre canali, quattro canali e basta, no? Quindi non c'era questo chi è che aveva la videocamera negli anni 70? Pochissimi, costava un sacco di soldi. Esatto. Quindi io attraverso la carta stampata cercavo di fare la mia propaganda, diciamo così, no? Per usare un termine d'epoca, appunto, da moicano. E oggi io mi sto accorgendo che l'audiovisivo, cioè il documentario, non solo è la nuova forma di giornalismo del futuro, non solo, perché il giornalismo, tu sai meglio di me, ci hanno piazzato al 77esimo posto, non a caso, no? Nel mondo, come libertà di informazione. Quindi il giornalismo in Italia è morto, non esiste. Esistono gli zerbini, che sono un'altra cosa. Esistono gli zerbini e poi esistono i giornalisti, quelli veri. Io non sono un giornalista, non lo so se sono un giornalista, perché è una parola che devono dire gli altri in base a quello che faccio, se io lo sono o non lo sono. Però attraverso il documentario io ho fatto tremare i palazzi, questo te lo posso garantire. Io ho fatto documentari, dopo Alfredo, se vuole, ne parlerà. Ne parleremo certamente. Ho fatto documentari, alcuni sono su YouTube, che hanno fatto tremare il potere. E l'ultimo documentario, le parole sono importantissime. Il nuovo documentario, che uscirà a gennaio, cioè fra un mese e mezzo, si intitola Mani sulla sanità, la rivolta. È un documentario che io non anticipo niente, ma ti dico soltanto che farà cadere delle teste molto, ma molto in alto. Molto, molto in alto. Ci ho messo 2 anni a fare questa ricerca, questa inchiesta sulla sanità, perché io ho fatto il primo documentario sulla sanità nel 2014, che si intitolava appunto solo Mani sulla sanità, dove registravo la teorizzazione da parte di Errani la privatizzazione della sanità in Emilia-Romagna. Poi ho scoperto piano piano che questa teoria non è una teoria di Errani, ma è una teoria sovranazionale, è una teoria della BCE e del gruppo Bilderberg e del gruppo della grande massoneria europea. Mi fermo? No, ma guarda che ci stanno provando, perché in un convegno di Unipol
sulla sanità, Calenda, certo. Ha tirato fuori insomma proprio il fatto insomma che vorrebbe una sanità privata più che altro, no? Addirittura che insomma il ministro dello sviluppo ha detto che il governo mira a favorire l'integrazione pubblico-privata, certo. Cioè questo significa proprio che vogliono togliere il pubblico e lasciare tutto al privato, perché queste sono le classiche affermazioni appunto per imbrogliare la gente. Certo, questo sì. Mi dispiace perché stasera doveva esserci anche quella che chiamo la nostra redazione di Bari, che sono Ugo e Antonella. Ugo è un medico di Bari e Antonella anche lei lavora nella sanità, e sono molto vicini e fanno molte trasmissioni sul problema dell'Ilva e di tutti i problemi che sta causando Taranto. E proprio su questo tuo argomento sarebbe stato bello poter innescare un discorso con un medico. Scapiterà un'altra volta. Certo. Sorvoliamo la voce, le cari amici della Voce della Luna, e l'Ortica, che ho avuto piacere di conoscere il suo titolare, e invece mi è trovato molto interessante la tua opera sul Marzabotto 2 agosto 1980. Il titolo è molto interessante perché, come tu dici, crea una continuità tra la strage neofascista del 44 e la strage fascista nella stazione centrale di Bologna dell'80. È molto significativo questo tuo aggancio tra queste due realtà che sono parte della stessa mano, ma distanti quasi 40 anni. Sì. È bello questo aggancio. Vuoi dire qualcosa su questo? Sì, no, volevo dirti che questo testo teatrale ci ho lavorato due o tre volte, cioè, nel senso che l'ho scritto in due o tre fasi diverse. Perché inizialmente si intitolava appunto Marzabotto 2 agosto 1980, poi l'integrazione finale diventa Marzabotto Reggio 2 agosto 1980, perché attraversa la strage di Marzabotto del 44, sì. Poi Reggio il 7 luglio del 1960, quando la polizia di Scelba del governo Tambroni spara, sì, sui cinque operai in piazza a Reggio Emilia, e arriva poi al 2 agosto 1980. Però c'è questa integrazione di Reggio Emilia, dove è un'integrazione perché io conosco Silvano Franchi, che è il fratello di Ovidio Franchi, il ragazzo di 20 anni che venne ucciso il 7 luglio del 60. Conosco Silvano nel 2002-2003, appunto per portare questa integrazione al testo teatrale Marzabotto 2 agosto 1980. Conosco Silvano a casa sua a Reggio, perché Silvano è il rappresentante non ufficiale, nel senso che non esiste l'associazione familiari 7 luglio 1960, ma Silvano è quello più preparato politicamente, perché Silvano all'epoca era segretario della FIGC di Reggio. E quando uccidono il fratello e gli altri ragazzi, dopo qualche anno guida l'associazione dei familiari, anche se non si costituirà mai giuridicamente, però diciamo che dal 60 in poi tutte le manifestazioni vengono guidate da 63, dopo il processo, vengono guidate da Silvano. E io conosco Silvano, vado a casa sua, mi faccio raccontare anche proprio nei dettagli le fasi di quel pomeriggio in piazza Reggio, di come la polizia arriva a uccidere questi cinque ragazzi. E quindi c'è questa integrazione, ancora non facevo documentari, eravamo nel 2003, il documentario l'ho cominciato nel 2004, quindi spingo tutte le mie energie sul teatro e integro questo racconto di Silvano teatralizzato, drammatizzato,
e nel monologo appunto Marzabotto 2 agosto 1980, quindi diventa Marzabotto Reggio 2 agosto 1980 e quindi diventa una sorta di come dire di percorso, linea, sì, percorso nero. Certo. No? Dal fascismo del 44 fino al fascismo, perché io quando conobbi Silvano, che mi raccontò queste cose, anche Silvano ha sostenuto che la strage di Reggio Emilia fu una strage premeditata, cioè non è che la Cevere arrivò lì all'improvviso e sparò. Cioè, sì, posso raccontarti o non c'è tempo? No, racconta pure. Allora, altro che. Il 7 luglio del 60 siamo a distanza di 2 o 3 mesi dall'insediamento del governo Tambroni, un democristiano che non ha la maggioranza e chiede i voti della maggioranza al Movimento Sociale Destra Nazionale di Almirante. Per la prima e unica volta nella storia della democrazia italiana il Movimento Sociale entra nel governo nazionale. Partono scioperi in tutta Italia già da maggio, morti a Licata, morti in Sicilia, morti in Calabria, morti, sparano addirittura a una donna incinta a Palermo, a una donna incinta, una manifestante, una donna incinta che manifestava contro il governo Tambrò. Questo qui c'è un clima quindi di fuoco. Poi si arriva al 30 giugno con la cacciata di Almirante da Genova, dove Almirante decide di fare il comizio per il convegno del Movimento Sociale a Genova e 100.000 portuali cacciano dalla piazza sia la Cevere, sia i Messini, sia Almirante. E secondo la ricostruzione storica ufficiale, la strage del 7 luglio è una punizione a questa cacciata da parte del Partito Comunista nei confronti del Movimento Sociale. Invece, secondo Silvano e secondo anche me, da quello che mi ha detto e che emerge poi nel documentario che farò con lui nel 2015, Il Sole Contro, cioè la ricostruzione della strage del 7 luglio, emerge che, per esempio, 3 giorni prima del 7 luglio viene fatta arrivare in una caserma abbandonata di Reggio, nel centro di Reggio, un reparto specializzato di Cevere da salto da Padova 3 giorni prima, e per 3 giorni questi poliziotti vengono drogati. Vengono drogati e quando si scatena la manifestazione il 7 luglio arrivano prima i carabinieri e la polizia, anche poliziotti di leva, mi diceva Silvano, c'erano dei ragazzi di leva che si rifiutano di sparare e mettono il fucile a terra, c'è una cosa pazzesca. Celerini, che venivano da Parma, ragazzi di 20 anni che facevano il servizio militare nella polizia, si rifiutano di sparare, chiamano fuori dalla caserma il reparto speciale d'assalto della Cevere di Padova, che era chiuso dentro da 3 giorni in questa caserma, la caserma dei non mi ricordo come si chiama, in centro a Reggio, e si scatena, appunto, cominciano a sparare all'americana, le drogavano altezza, sì, ma ci sono proprio testimonia, il processo poi assume una come dire, un'aria strana, nel senso che non vengono ascoltati i manifestanti, ma soltanto i poliziotti. Soltanto, poi immaginavo. E poi ovviamente la sentenza è di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, cioè uccidere 5 lavoratori non costituisce reato, ma nel documentario questi manifestanti, che oggi hanno 75-80 anni, hanno rilasciato queste interviste a me per questo mio documentario, che ha avuto un grandissimo successo, in un anno abbiamo fatto più di 40 repliche, e raccontano di questi poliziotti che avevano la bava alla bocca, ma proprio euforici, evidentemente euforici e sbavanti,
Addirittura c'è una fotografia famosa che pubblicò l'Unità allora, che poi è una fotografia che non venne presa come prova al processo, di un poliziotto inginocchiato che sceso dal camion della Cenere, si inginocchia, spara e uccide uno dei cinque manifestanti. Okay. E questo per dirti una delle tante cose che sono emerse attraverso i racconti di Silvano Franchi e anche degli altri testimoni, insomma. Caspita, allucinante, allucinante. Quindi, sì. Veramente siamo in una nazione da vergognarci. E nel 2003 ti sei dedicato alla poesia come rappresentazione, perché vedo che hai fatto delle interviste a Camilleri, a Jack Hirschman, a Cacucci, Lucarelli. Ti do una come si dice, una chicca, che forse ti ricorderai. Io e Rosario siamo fra i primi iniziatori di internet a Bologna, a Modena, e sui nostri siti ancora rudimentali, tramite Lucarelli, pubblicammo Incubatoio 16, che fu la prima rivista letteraria fatta in Italia sul web. Bellissimo. Non so se ne hai mai sentito parlare. Guarda, mandavo gli articoli via fax. me l'hai detto. Per dirti il mio rapporto con internet e con il computer. Va bene, dai. Quindi hai avuto questo periodo di interviste molto interessanti, sì, a livello proprio poetico di altissimo livello. Dunque nel 2007 pubblichi I ragazzi di Salvemini, dedicato a questa immane tragedia che è successa proprio qua vicino a casa mia. Il Salvemini è anche il mio punto dove andrò a votare, siamo qua a neanche un chilometro di distanza. Sì. La notte a Leoncavallo, Prigionieri del silenzio, quelli sui detenuti italiani all'estero. È un insieme veramente fantastico di informazioni, più che di informazioni anche di storia per noi. Rosario, vuoi bene, mandare un brano? Sì, sono le 22:38, mandiamo un brano e poi riprendiamo questa interessantissima chiacchierata. Sì, che ma è veramente interessantissima. Poi c'era. Alfredo, mi devi ricordare di quello che hai detto prima, perché guarda, mi ha fatto venire in mente una cosa bellissima, quello che hai detto di internet Treviso Modena della rivista. Cioè, mi hai portato, diciamo, giovani, qualche anno indietro. E poi ci siamo, che cos'è internet? Eravamo quattro gatti. Io vivo di ricordi adesso. Bene, ecco, andiamo col brano. Quanto dura il brano? 4 minuti circa. Va benissimo. Ok, e poi dopo riprendiamo la bellissima chiacchierata. Veramente emozionante. Brano partito.
Ok, carissimi amici, dopo il brano musicale riprendiamo la trasmissione di Don Chisciotte e Mulini a Vento. Abbiamo con noi Giuliano Bugani di Ozzane Miglia, Bologna, che ci sta parlando della sua attività intellettuale e politica come poeta, come drammaturgo, come documentarista. E siamo arrivati così, parlando, una cosa che mi ha molto incuriosito, Giuliano, che nel 2009 ti sei inventato questi editoriali per posta elettronica. Sì. È una cosa molto interessante, perché è nuova, non mai sentita. Sì, sì, ma è successo questo, cioè io ero, come ti dico, come ti raccontavo, io col computer avevo un pessimo rapporto, lo odiavo, tanto che mandavo i miei articoli al giornale via fax alle tre di notte. E poi mi disse il direttore: sei l'unico giornalista che mi manda via fax, se entro un mese non mi mandi via mail non ti pubblico più niente. Addirittura. Siccome io sì, mi ricattò così, e siccome io mi pagavano a cottimo, prendevo molti soldi ogni articolo, e non potevo smettere di fare il giornalista, volevo smettere anche perché facevo cronaca politica, certo. E presi, mia moglie mi comprò il computer, mi spiegò come funzionava e sono partito. E poi, quindi, come tutte le cose che odi, poi dopo quando impari la potenzialità, la fantasia si sbizzarrisse. E allora dissi: ma la posta elettronica non va usata per mandare soltanto le mail, la posta elettronica va usata per propagandare le proprie idee, per propagandare famosi mail list. Esatto, e da lì è nato questa formula. Intanto lo stile poetico completamente nuovo rispetto alle due prime raccolte del 97 e del 2003, quindi ogni volta cambiavo linguaggio poetico, dall'ermetismo il cortile del purgatorio fino al linguaggio realista di Zannarchica, arrivo a questi editoriali inviati per posta elettronica, che poi verranno pubblicati sotto il titolo di Anarcoressia per la casa editrice Anarchica, perché anche loro si incuriosiscono dal fatto che io scrivevo anche a loro via mail le mie poesie una volta alla settimana. Io facevo una poesia ogni 3-4 giorni, ero talmente incazzato quando uscivo dalla fabbrica, perché in fabbrica non potevi parlare, no? Io ero al tornio, oppure ero la fresa, o ero la saldatrice, o ero al montaggio, invento una formula che non è né ermetismo, bisogna uscire dall'ermetismo perché bisogna farsi capire. Non si può essere realisti come in Zannarchica, perché comunque è un linguaggio vecchio. Bisogna essere, qualcuno un giorno mi dirà che stile è Anarcoressia, però Anarcoressia assume questo linguaggio completamente diverso, veloce, con un ritmo serrato quasi da rap poetico, che Roversi appunto si innamora di questa raccolta e fa l'ultima prefazione prima di morire. Per la pubblicazione degli Anarchici di Imola. Anarcoressia, appunto, in posta elettronica, molta gente si vede arrivare queste poesie così furiose. Con questo furore incazzato, perché sono appunto al di là del realismo, oltre il neorealismo, siamo quasi tra il decadentismo e la ribellione, il nichilismo, c'è dentro un po' di tutto, no? Una miscela esplosiva, un po' pasoliniana ma anche ungarettiana, tanto per tirarmelo un po'. Ma quindi incuriosisce, piace moltissimo Roversi, fa la prefazione e trovo gli Anarchici di Imola che mi fanno la pubblicazione cartacea. E quindi nasce, capisco che ha successo appunto questo stile, che tra l'altro viene pubblicata questa raccolta poi anche online da
Operai Contro. Operai Contro è un'associazione politica di Milano molto di sinistra, che sono i primi ad accorgersi di anarco-ressia e la pubblicano in versione online, poi dagli anarchici in versione cartacea. Caspita, ti ho sconvolto. No, mi ha fatto piacere. Dunque, qua pubblichi degli articoli su Umanità Nuova, questa guerra di Dio sugli armamenti. Io, noi anche in queste mie trasmissioni e in altre che facevo precedentemente, che si chiamavano Il Riccio Incazzato, che è un modo di dire un po' il bolognese, incazzato come un riccio, ho sempre parlato di armamenti, di tutto quello che spendi. È saltato fuori che noi paghiamo 6 milioni, se non erro, al giorno per gli armamenti che nessuno usa, o che almeno che poi non è un granché, per con tutto quello che noi incassiamo nel vendere armamenti al Medio Oriente. Sorvoliamo, perché ormai siamo già verso la fine della nostra chiacchierata. Ecco, parlaci un po' di questo romanzo estremo, esoterico, con scrittura splatter. Guarda, io non sono ancora riuscito a trovare un editore che me lo pubblica, perché è di una violenza. Splatteria e violenza. Splatter proprio nel senso più puro del termine, è illeggibile quasi, da gran che è violento e volgare, ma non volgare fine a se stesso. Certo. Ma una volgarità politica sempre. Cioè, la parola politica nella mia vita è praticamente nel DNA, quindi è un serial killer. Io odio gli ipermercati, hai già capito quali. E quindi questo serial killer uccide la sua prima vittima dentro l'ipermercato di Bologna, in questa Bologna dove c'è il buio perenne, perché lo smog del 2030 ha portato il buio perenne in Europa lo porterà. Esatto. E quindi in questo buio, con la complicità del buio e la crisi energetica, quindi l'ipermercato con luci soffuse e scansie mezze vuote, questo serial killer trova un libro di una autobiografia di una prostituta, legge le prime pagine, quando questo serial killer si eccita uccide. E quindi quando legge le prime pagine di questa prostituta, che ovviamente è uno splatter che non sto a dire qua a radio, gli viene il desiderio di uccidere, quindi uccide la sua prima vittima. E poi decide questo serial killer nella periferia di Bologna di fare pulizia a Bologna, quindi uccidere le prostitute nere, uccidere i drogati, uccidere gli omosessuali, uccidere gli scambi di coppia. E quindi è tutto imperniato su un rapporto politica-sesso in senso molto estremo e volgare, ma dentro c'è un rapporto esoterico con una figura di una bambina schizofrenica che viene rinchiusa durante il governo Vichy, quindi siamo in epoca nazista, a Parigi, in Francia, qui un riferimento ovviamente non casuale. E questa figura di bambina che si reincarna nel demonio attraverso appunto una sequenza di un capitolo, questo serial killer se la ritrova poi sotto altre forme a Bologna. E quindi questo male, il male dell'umanità che si reincarna, parte dal nazismo del governo Vichy, cioè quindi dell'epoca nazista del 43, Hitler, Mussolini, insomma l'Europa nazifascista, si ripropone nel 2030 a Bologna, in questa Bologna che è governata non dai partiti, perché i partiti non esistono più, ma è governata da due lobby,
una lobby di guerrafondai, proprietari di fabbriche di armi. Di armi, come Trump. Esatto. E l'altra lobby invece sono le lobby delle massonerie bolognesi. Quindi in una Bologna decadente, in una Bologna buia, in una Bologna povera, proprio sull'orlo della miseria, questo serial killer uccide per ripulire la società. Quindi non possiamo leggere perché non è ancora stato pubblicato. No. Però si può leggere Morte la notte? Sì, è quello lì che ha cambiato titolo, Morte la notte. Ah, è sempre quello, ma ha cambiato. Sì, perché è stato pubblicato in ebook da una casa editrice marchigiana. Sì. Che dopo un anno è fallita e mi ha restituito il contratto. Spero che non sia colpa del tuo libro, se no ce la rifanno con te dopo. Speriamo no, dai. Nel 12 fai un documentario sulla FIOM, viaggio nella base dei metalmeccanici, che è un progetto nato dopo l'aberrante prima del segretario della CGIL Giuliano Camusso, e via discorrendo. Anche qua si parla del grosso problema del lavoro. Nel 13 il Museo della Storia di Bologna acquista il tuo documentario La mia bandiera, che è stato inserito nella mostra permanente all'interno del prestigioso museo bolognese. E nel 13 fondi un sito web di informazione alternativa, indiegroundfilm.com. Sono andato a vederlo oggi. Devo rinnovare l'abbonamento, non funziona più, è un mese che fermo. Perché non ci ho capito molto, non ci ho capito. No, il sito devo telefonare al gestore e pagare 60 euro e rinnovare l'abbonamento per un altro anno. Non l'ho fatto. Allora perché quello. sono stato impegnato con questo documentario sulla sanità che mi ha portato via giorno e notte. Alle 22.56 abbiamo solamente scremato la tua attività, perché ne manca ancora un certo numero, specialmente a livello di teatro e di documentari. Volevo lasciare così un po' abbiamo detto che tu non puoi fare previsioni sul no, ma lasciamo stare il referendum, che andrà come andrà, che non possiamo assolutamente prevedere, ma volevo così, da bravo comunista e ancora più a sinistra, fare invece una previsione sul futuro del PD, che tutti danno così molto incerto. Sul futuro domanda del PD? Cattivissima. Cioè, come lo vedi il futuro del PD? Te lo sintetizzo. Certo. Posso? Certo. Il Partito Democratico è finito. Speriamo. È finito e non esiste più. Cioè, il Partito Democratico presto subirà una scissione e scomparirà. Indubbiamente, perché possiamo pensare che è un po' la propagine di berlusconiana questa, io penso. Non è mai stato un partito, è stato un gruppo di oligarchi, un gruppo di zerbini pagati da oligarchi. Certo. Infatti ho messo un post l'altro giorno sul mio blog, che un'antropologa ha studiato Renzi e dice e ne dà un giudizio di Renzi e della sua famiglia molto negativo, come assetato di potere.
Indubbiamente penso che abbia ragione, essendo una scienziata non credo che dica delle sciocchezze. E questa sua disperazione che vediamo con tutti questi vantaggi che dà politicamente di qua, di là, di su, faremo questo, faremo quello, è proprio assomiglia un po' al pesce tirato a riva che sta così cercando di respirare e non riuscirci. Vedremo poi. Sì. Rosario, l'ultima domanda è tua. No, stavo appunto pensando, vabbè, questa cosa sul governo insomma era scontata, dai Alfredo, cioè. Esatto. Volevo fare una correzione a quello che hai detto prima sulle armi, sulle spese nostre militari. Sono 70 milioni al giorno per la NATO. Ah, sì. Sono oltre 3 milioni l'ora che noi paghiamo di armamenti eccetera, senza contare gli F-25. Sì. L'ho trovato su un articolo del 2014 del Manifesto, questo ti ho girato il link anche in chat di Skype. Ah, e comunque da allora ci sono tanti articoli, basta andare a fare una ricerca in internet su Google. Sì. Quanto ma ci costa la NATO, ed è uscita la caterva tante volte. Sì, no, per questo. No, ma no, perché avevi detto 6 milioni, una cosa del genere, 3 milioni. E io avevo letto così, ma ancora peggio, Sì, no. Magari fossero no, stati cioè, potremmo 6 risolvere milioni. Un po' di problemi nostri insomma con 70 milioni al giorno. Non al mese o all'anno, al giorno. E poi negano 50 milioni i bambini di sono tanta. 25 miliardi l'anno, sì, fanno esatto. Più effetto diciamo, sì, sì, ecco. 25 miliardi effetti. L'anno vuol dire che negli ultimi 10 anni abbiamo speso in armamenti 250 miliardi di euro. Sa quante cose potremmo fare, potremmo rifare tutte le zone, paese più ricco del mondo, potremmo essere il paese più ricco del mondo invece aiutiamo. Ma noi abbiamo il paese più ricco del mondo, solo che sta dentro a Roma, quindi è un grosso problema tirarlo fuori. Chissà, perché è un volta... po' come la famosa opera, partiamo, poi partono gli altri. Vabbè, io voglio solo porre questa domanda proprio per chiudere, perché questa è la domanda finale, che poi è quella che più mi interessa di tutto quanto, no, scusami Giuliano eccetera. Certo. Ma resteremo gli ultimi dei Moicani o cosa? No, io credo invece che come dicevo prima Alfredo, siccome il PD è finito, io credo che si stia preparando una grande rivolta in Italia, ma non solo in Italia. Cioè, partirà dall'Italia una grande rivolta che guiderà tutta l'Europa. E questo è successo già nel 45, e dopodiché ovviamente cercheranno di metterci il cappello sopra un po' tutti, cercheranno di fare di pilotare, di comprare, ovviamente ci siamo capiti. Mm-hmm. Ma io credo che sì, siamo gli ultimi dei Moicani di una bandiera, ma non di un'idea. Perfetto. Speriamo che sia una profezia. Perfetto. Che sia, no, che cioè, si avveri nel una tempo. Cosa che no, che delle volte mi sento molto solo scherzando no, però sai, io credo ancora in certi valori, certe cose, quindi mi piacerebbe il ritorno, ovviamente, però insomma staremo a vedere. Adesso... a vedere. Noi ti ringraziamo Giuliano, sei grazie stato a voi. Siete stati veramente esauriente nelle nostre modestissime domande. Peccato che non abbiamo potuto terminare tutto il materiale che ci hai fornito di curriculum, di testi e via, ma forse sarà un'altra occasione. E quello che spero, come ti dicevo prima, di fare più avanti, al limite quest'altro anno, un'intera trasmissione sull'anarchia, nella filosofia dell'anarchia. Volentieri. Leggi quel libro che ti ho detto, comunque anche cartaceo, non solo ebook, quindi perché lo ritengo piuttosto interessante.
salutiamo, ti ringraziamo. Grazie, qua la porta è aperta a tutti voi. Per voi, per te, quando hai qualche novità, ma scusami, sapere, Alfredo, c'è sicuramente a me, Giuliano via a metà via me. Ma puoi mandare anche un fax, però io non ce l'ho, non so se Rosario ce l'ha il fax. No, ci sono i fax mail adesso che si mandano. No, ma noi siamo vecchietti, no, non siamo giovani. Dicevo, Giuliano, già a metà però gennaio siamo tecnici. Alfredo, Giuliano, a metà gennaio uscirà il documentario, no? Sì, sì, sì. Potrebbe fare un'occasione per parlare del documentario quando uscirà. Volentierissimo. Vedi che insomma, le occasioni non mancano per... No, assolutamente. Con la... Ti ringrazio molto, Rosario, sono a vostra disposizione. Molto bene, grazie a te, Giuliano. Bene, ciao, Alfredo. E alla prossima puntata. Non so chi ci sarà, ma qualcuno ci sarà, dai. Commenteremo i risultati quest'altro martedì. Bravo. Sì. Piangendo bene o ridendo, non si sa. Vabbè. Ah, beh, staremo a vedere, Alfredo. Staremo a vedere. Un caro saluto a tutti. A voi, a voi. Ciao, ciao Giuliane, grazie di tutto. Ciao, buona serata. Un caro saluto a tutti quanti. Questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni live, da domani la troverete anche su YouTube. Fra mezz'ora potete rivedervela sulla nostra pagina di Radio Science su Facebook. Buon proseguimento con i nostri programmi. Vado con la sigla. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao a tutti. Where'd you be if you had given to protection?